Cardinal d'Arfina Toscana, siamo con il direttore generale Marco Mignogna. Oggi siamo qui per l'arrivo di questa nuova nave, parte un nuovo servizio. Ci spiega di cosa si tratta? Si tratta di un servizio per gli Stati Uniti che collegherà il porto di Livorno agli Stati Uniti. È un servizio molto importante, operato con navi di circa 8500 TEU di capacità, quindi navi abbastanza grandi, lunghe 336 metri e larghe 43 metri. Porterà del nuovo traffico, traffico importante? Sì, abbiamo calcolato che il nuovo traffico che sarà, diciamo, posizionato sul porto di Livorno è circa 80.000 TEU all'anno. E questo è anche frutto di un lavoro che voi avete inseguito da diversi anni? Sì, è un lavoro che è iniziato da circa, è iniziato 2 anni e mezzo fa, che appunto che abbiamo fatto un dragaggio molto importante con la collaborazione dell'autorità portuale e dell'autorità marittima, e questo ha consentito di far rientrare a Livorno questo importante servizio, perché è operato con navi di maggiore dimensione rispetto al passato. Abbiamo visto il vostro cliente APA che ha dimostrato grande soddisfazione rispetto a Livorno, no? Quello che ha detto. Sì, per APAG è un nostro cliente, il nostro principale cliente, è un cliente che ha già qui da noi diversi servizi marittimi, e quindi c'è anche la possibilità per APAG di consolidare qui un importante network. Certo.